contro un'ottima Carrarese, grande sofferenza, ma pari in rimonta 2-2 e qualificazione per la condizione generale. Non è un dettaglio, il solito Pescara, piatto e senza idee, visto all'opera in realtà per gran parte della stagione. Le criticità ereditate da Zauri non hanno ancora trovato soluzione, il calo netto si era già evidenziato nelle ultime tre partite della gestione Auteri. Non ha inciso il tecnico siciliano in 35 gare con una rosa, va sottolineato, piena di equivoci, ma parzialmente aggiustata a gennaio. Difficile immaginare che ci sarebbe potuto riuscire Zauri in carica da appena 4 gare. Semmai il cambio andava fatto molto prima. Nel contempo però non si sono registrati progressi. Primo tempo a dir poco deludente, malgrado il vantaggio firmato in apertura da Cernigoi, cui la Carrarese reagisce con aggressività, qualità di gioco e organizzazione. Anzi, i biancazzurri continuano a subire troppi gol, 6 nelle ultime 4 sfide. In totale sono 43 dall'inizio della stagione. A dire il vero, la rete capolavoro di Dauria è originariamente viziata da una evidente infrazione dello stesso attaccante ai danni di Zappella. L'aspetto positivo, averla pareggiata con cuore e generosità. Decisivo Cernigoi, sostituto di Ferrari, costretto alla panchina per motivi di natura fisica, lieve risentimento al polpaccio. Salvifico il gol del 2-2 realizzato con la spalla su invito di Pontisso, per lunghi tratti avulso dal contesto insieme con Pompetti e Clemenza. L'identità non è un problema di oggi, non c'è mai stata un'impronta riconoscibile, ci si affida soprattutto ai singoli, 2 al massimo 3 le partite davvero convincenti nel girone di ritorno contro Modena, soprattutto Cesena. Squadra sotto ritmo, manca il movimento senza palla, si gioca sempre e solo col pallone tra i piedi, non c'è attacco della profondità. Il centrocampo, anche per caratteristiche, va decisamente piano, non ci sono mezze ali di ruolo, probabilmente non sarebbe sbagliato tornare al 3-4-3. Non solo, i biancazzurri sembrano in difficoltà, in realtà già da un po', anche sul piano atletico. Mercoledì prossimo, 4 maggio, alle ore 20:30, il Pescara ospiterà il Gubbio e non l'Ancona, che è stata sorprendentemente eliminata dall'Olbia. Gara secca, niente supplementari. Per accedere alla fase nazionale dei playoff sarà sufficiente al Delfino il pari al 90esimo. Servirà però ben altra prova. A dire il vero, lo ribadiamo da troppo tempo, ecco perché è diventato soprattutto un esercizio di fede.